Bene, buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti, direi anche decisamente numerosi, visto che questa sala contiene molte persone. Evidentemente il tema dell'incontro è molto bello, eccitante, e sono veramente straordinari tutti i protagonisti, tutte le persone che sono qui convenute per ricordare Ennio Montanelli. Perché io credo che lo sappiate tutti, vi andrò in ordine alfabetico nel citarli. Qualcuno ha già avuto recepire su straordinari, sono io che do il giudizio, è inutile Paolo che giudica il contrario. Va bene, dicevo, c'è Tiziana Abate, che è vice direttore del Giorno e autrice della biografia di Montanelli, sono un giornalista. Poi c'è Paolo Avanti, che laggiù in fondo magari se uno alza la mano, soprattutto se non è conosciuto. Già perché è giovane Paolo Avanti, è quello il problema. Già responsabile per la Lombardia di Controcorrente Giovani, c'è Mario Cervi, direttore del giornale e poi famosissimo scrittore anche di molte cose per conto suo e con Montanelli, e Armando Nadò, che è un editore svizzero, e Paolo Granzotto, qui col signore alla destra, che è una delle firme regionali più importanti, come del resto gli altri che qui cito, perché Fernando Mezzetti è stato l'inviato in Asia e a Mosca del giornale sempre. E poi c'è Paolo Chipinti, che è il nostro carissimo amico, che è stato direttore del settimanale Oggi per un tempo praticamente lunghissimo, e in quegli anni Montanelli ha collaborato assiduamente appunto con il settimanale. Poi c'è Egidio Sterpa, qui alla mia destra, mio carissimo amico, devo dirlo, grandissima firma e uno anche lui dei fondatori del giornale. Arriverà più tardi Michele Fazioni, perché ha avuto altri impegni e sarà fra poco tra noi, ed è un grande giornalista svizzero naturalmente. Ecco, sentite, qui il tema lo conoscete, la ragione per la quale ho pensato insieme all'amico Marco Brunelli, che non vedo ma che deve essere da qualche parte, che è stato in qualche modo anche lui così promotore di questo incontro. Marco Brunelli è un signore svizzero con il quale collaboro spesso anche per realizzare qualcosa nel vicino Ticino. Dicevo, abbiamo pensato di farlo a Varese anche e soprattutto per una ragione che mi riguarda personalmente, che ho scritto in questi giorni sui giornali. Dopo la morte di Montanelli un sacco di persone è andata in giro dicendo che lo conosceva molto bene personalmente, eccetera, la stessa cosa che poi è successa quando è morto Gianni Agnelli. C'era un'infinità di persone alle quali Gianni Agnelli avrebbe telefonato la mattina presto, no? Si diceva. E così tutti avrebbero conosciuto Montanelli, perché insomma non può essere smentita la cosa, va bene così. Allora io invece, quando capitò il quinto anniversario della morte, spiegai come mai non l'avevo conosciuto, e quindi mi rifaccio a questo per giustificare questa mia iniziativa. E in effetti, lo dirò molto brevemente, successe che nel 2000 c'erano le elezioni americane e Montanelli, dopo il ricorso di Al Gore per la faccenda della Florida, scrisse, come quasi tutti gli altri giornalisti italiani, sul Corriere, che era la prima volta che succedeva. Siccome la questione si era già verificata nel 1876 fra Hayes e Tilden, io gli mandai una lettera dicendogli: guardi, non è così, mi spiace, gli spiegavo la cosa, ma non gli chiedevo assolutamente di pubblicarla. Lui invece la pubblicò e scrisse che: caro Della Porta, quando ho visto il suo nome mi sono spaventato, quale mai castroneria avrò scritto, eccetera. Fu una cosa molto simpatica. Allora gli telefonai, riuscii miracolosamente a parlargli, gli chiesi di venire ospite mio a Varese, lui mi disse: no, venga lei invece a Milano. E dopo pochi mesi purtroppo morì. Allora io mi sono chiesto come mai non sia andato dopo un invito del genere. E la spiegazione è in una vecchia discussione che ho avuto con Piero Chiara, il quale mi aveva detto che quando Prezzolini aveva compiuto 100 anni l'avevano intervistato e gli avevano chiesto fra l'altro chi era il suo migliore allievo, e lui rispose: è Montanelli, e vivrà molto più a lungo di me perché è più cattivo. Il discorso secondo Prezzolini è che i più cattivi vivono più a lungo, almeno questo era quello che pensava, e quindi si riteneva decisamente cattivo perché l'ha detto quando compiva 100 anni. Fatto è che io, pensando che questo fosse vero per quanto riguardava Montanelli, ritenevo di avere almeno un'altra decina d'anni per andarlo a trovare. Purtroppo evidentemente Montanelli era più bravo, cioè più buono, senz'altro anche più bravo, ma più buono di Prezzolini, o almeno di quanto Prezzolini pensasse. E quindi è per questa ragione, se possiamo dirlo, che insomma, applicandomi un po' sui vetri, che ho deciso di fare questi incontri, e soprattutto di ricordare un grande uomo e un grande giornalista, e come ripeto, avendo qui delle persone che lo hanno conosciuto molto bene e che sono a loro volta tra i grandi del giornalismo italiano.
Io penso che, purtroppo essendo tanti relatori, il tempo di posizione sia decisamente poco e, non so, probabilmente alla fine direi di andare secondo l'ordine alfabetico e quindi darei la parola per prima a Tiziana Abate, alla quale potrei anche chiedere, visto che credo che sia una domanda che gli è stata fatta molto spesso, la ragione per la quale sia stata scelta da Montanelli per scrivere la sua biografia, che è una delle cose più interessanti che si sia letto a proposito di questo grande giornalista. Prego, Tiziana Abate. Adesso si sente? Sì, buonasera. La domanda è assolutamente legittima perché la prima a essere trasecolata da questa scelta fui proprio io. Anzi, io mi ricordo che la sera in cui avvenne la presentazione fui totalmente traumatizzata al punto che diedi addirittura del matto a Montanelli. Questo è un libro conviviale, non perché si parli di cibo, ma perché è nato a tavola. In quanto Montanelli non è un mistero per nessuno, era inappetente e quindi aveva bisogno per distrarsi dall'idea del cibo che aveva nel piatto di avere dei commensali che deliziava per tutta la sera con aneddoti, racconti storici. E una sera in cui io ero di corvée, c'era una specie di compagnia di giro al giornale, nella quale però era stato molto malmostoso. Io di quella sera ho soltanto l'immagine fotografica della sua pelata a forma di pera, perché per tutta la sera era stato col naso incollato al piatto, piluccando in silenzio, non mi era riuscito di cavargli di bocca più di qualche grugnito. Poi a un certo punto, imprevedibilmente, come lui faceva, come un puro sangue bizzarrito, impennò il capo, mi squadernò in faccia questi occhi azzurri abbaglianti e mi disse: ho deciso, tu scriverai le mie memorie. Io fui talmente sbigottita che l'unica cosa che mi uscì fu: direttore, lei è matto. Però avevo fatto un errore, perché avevo dimenticato che per Montanelli era un complimento. Quando lui parlava bene di qualcuno diceva: quello è un bel matto. Infatti non ottenni alcun risultato, questa impresa si avviò. Devo dire che questa domanda comunque giganteggiò come un punto interrogativo nella mia mente per vari mesi, perché io ero la prima a chiedergli ma perché l'ha chiesto a me, e non ebbi mai il coraggio di fargliela. Gliela feci dopo qualche mese, quando mi resi conto che l'impresa era seria, perché inizialmente avevo pensato che fosse così un po' una buttata, o comunque insomma un ghiribizzo di Montanelli che aveva ogni tanto questi innamoramenti di un'idea o di una scrittura, ma erano passioni molto fugaci che generalmente si spegnevano rapidamente, con le quali eravamo abituati a convivere. Capii poi che invece l'impresa era seria, perché mi resi conto che lui applicava a questo lavoro, a questo libro, la stessa regola, come dire, quasi luterana di lavoro che Montanelli applicava a tutto quanto attiene al giornalismo. Dunque Montanelli non aveva scelto il giornalismo, lui diceva di essere stato scelto dal giornalismo, quindi era una sorta di illuminazione, cioè la grazia del giornalismo l'aveva illuminato, lui era un predestinato e non poteva far altro che assecondare questa predestinazione. Era un'immagine religiosa interessante in un uomo che aveva fatto del laicismo la sua bandiera, che viveva nell'immanenza, però la viveva così, e quindi si era dato proprio una regola monastica di vita che era qualcosa di straordinario. Intanto viveva in un modo, con uno stile di una frugalità assoluta, cioè, per dire, lui viveva in un residence, non aveva una casa. Una volta che mi capitò di portargli un manoscritto da revisionare, fu colpita, perché viveva in questo residence da 20 anni e sembrava ci fosse entrato il giorno prima, non c'era nessun segno di una presenza continua abitativa. Insomma, per farla breve, perché appunto il tempo è limitato, mi resi conto che l'impresa era seria perché applicava una disciplina ferrea a questa cosa. E allora una sera presi il coraggio due mani e gli dissi: ma adesso il direttore mi deve spiegare, io credo che lei avrebbe avuto a disposizione tutte le più grandi firme per questo lavoro, che avrebbero fatto salti mortali per filmare le sue memorie, come le è venuto in mente di scegliere me? E lui mi guardò e disse: fossi matto, quelli invece di parlare del morto parlano di se stessi. E devo dire che poi quella che mi sembrò una puttana riscontrai che aveva un fondo di verità, perché grazie ovviamente appunto al signore ritratto in copertina mi è capitato di andare a parlare del libro su e giù per l'Italia con i personaggi più diversi, e ho riscontrato che tutti parlavano molto poco di Montanelli, ma molto di se stessi in funzione di Montanelli.
quindi fondamentalmente aveva ragione. Una cosa però vorrei dire, sicuramente su Montanelli si possono raccontare aneddoti deliziosi, infiniti, si può fare folklore giornalistico e non, sono le cose che appunto normalmente deliziano i suoi ex lettori, però io credo che il nodo della questione sia anche più importante, cioè Montanelli affettava di aver messo nel conto l'oblio. Una delle cose che ripeteva negli ultimi anni di vita era una frase di Ugo Ietti, che era stato uno dei suoi pochi maestri conosciuti, ed era: questo paese, cioè l'Italia, è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri. Quindi non si faceva illusioni sul fatto di essere archiviato, ma io penso che un po' invece quest'idea in fondo lo amareggiasse. Soprattutto credo che volesse che non andasse per tutto quello che è stato secondo me il senso in fondo poi di tutto il suo lavoro. Cioè Montanelli non è stato soltanto il testimone eccezionale di un secolo che ha saputo raccontare in modo straordinario, è stato soprattutto un arci-italiano, cioè un italiano innamorato del suo paese, che spesso si è travestito da anti-italiano, ma nelle cui requisitorie, spesso anche spietate, c'erano i patimenti di un italiano che soffriva per l'Italia. Una delle altre cose che diceva, che ripeteva frequentemente negli ultimi anni, era: essere italiano è come avere una moglie zoccola, cioè se sei innamorato soffri e te la tieni. E quindi secondo me tutto il senso del suo lavoro è stato denunciare quello che è il deficit genetico dell'Italia e quello che impedisce all'Italia di diventare un paese, una vera nazione, ossia la mancanza di senso dello Stato, inteso come la capacità di anteporre il bene collettivo al bene individuale. Ecco, questo Montanelli non ha mai smesso di denunciarlo, era il, appunto, il deficit genetico, proprio una incapacità degli italiani che non era risolvibile nemmeno con le riforme, anzi lui ogni volta che si profilava una nuova riforma si metteva le mani nei capelli, perché diceva: le riforme preludono sempre soltanto al peggio, l'unica riforma possibile è riformare gli italiani. Lui non ha saputo trovare una risposta, cioè indicare una via per riformare gli italiani. Negli ultimi anni il suo pessimismo era arrivato al diapason, forse anche per ragioni anagrafiche, i suoi umori da sulfuri si erano fatti più crepuscolari, per cui non ha saputo trovare una risposta, e anzi se n'è andato ripetendo: mi tocca portarmi nella tomba le due cose che più ho amato, il mio mestiere e il mio paese. Secondo me invece l'omaggio vero che si può rendere a Montanelli a 100 anni dalla morte è riflettere proprio su questo, cioè su questa nostra incapacità di essere italiani e quindi di avere un paese chiamato Italia. Grazie davvero Cristiana. La parola a Paolo Avanti, già responsabile per Lombardia di Controcorrente Giovani. Immagino che tutti ricordino che sulla prima pagina del giornale ogni giorno c'era questa rubrica che si chiamava appunto Controcorrente, che fra l'altro era una rubrica alla quale attendeva con grande passione, molto spesso lo preoccupava perché sembrava che fino all'ultimo non riuscisse a trovare che cosa scrivere, poi invece arrivava sempre di nominazione. E su questo nome, su Controcorrente, fu fondata questa azione di giovani. Appunto, Paolo Avanti, vediamo che cosa hai da dirci, grazie. Dunque, vorrei parlare, buonasera innanzitutto, vorrei parlare brevemente della storia di questa associazione, che fu un caso abbastanza unico, credo, nel suo genere, nel senso che per germinazione spontanea, come ebbe a dire proprio Montanelli, nacque un'associazione di giovani lettori attorno alla figura di un direttore, di un giornalista che aveva già 78 anni e di un giornale, il giornale di Montanelli, che è un giornale dichiaratamente conservatore di destra, da destra liberale, e che non concedeva nulla ai giovani, non faceva nulla per conquistare il lettore giovane. Non lo dico in senso per denigrare quel prodotto, perché credo che il giornale sia stato un giornale veramente straordinario. Anzi, io ne ho una nostalgia inconsolabile di quel giornale, perché ci scriveva il meglio del giornalismo italiano, il meglio della cultura liberale europea. Però forse perché nella mente di Montanelli e dei redattori di quel giornale c'era un po' l'idea che la battaglia che portava avanti quel quotidiano era una battaglia ormai persa, ormai di minoranza, che non aveva futuro,
il giornale non faceva nulla per compensare i giovani, forse credeva di non avere nemmeno dei lettori giovani. Invece nel 1987 uno studente di Treviso, Umberto Moscato, scrisse una lettera a Montanelli chiedendogli dei lumi sugli autori di destra e su quello che era il pensiero della destra montanelliana. A seguito di quella lettera Moscato fu contattato da molti coetanei interessati all'argomento e da lì nacque, prima ci fu un incontro in un ristorante in provincia di Verona con Montanelli, un primo gruppetto di giovani, poi ci fu un altro scambio di lettere tra Umberto Moscato e Montanelli finché si arrivò alla fondazione di questa associazione che doveva raccogliere i giovani lettori del giornale e fare attività di proselitismo, di dibattito e convegni culturali per portare avanti le idee del giornale, e poi si fece anche politica. Nella lettera che lanciò l'iniziativa ufficialmente, Montanelli rispose a Moscato dicendo, col consueto pessimismo che lo contraddistingueva, se troverai qualche decina di lettori avrai già riscosso un grande successo. In realtà Umberto trovò qualche migliaia di lettori, tra simpatizzanti, iscritti, e l'associazione fece un'attività intensissima nell'arco di 7 anni, cioè dall'87 fino alla fuoriuscita di Montanelli dal giornale, che andava dal dibattito culturale alla raccolta di firme per il referendum Segni, da dibattiti, da iniziative anche un po' velleitarie, tentando persino di fondare un movimento liberale conservatore europeo, chiamando a raccolta tutti i leader di tutta Europa. Ovviamente morì sul nascere questa iniziativa perché non avevamo le forze per portarla avanti, però insomma c'era una vitalità di questa associazione che era in controtendenza rispetto a quegli anni, perché erano gli anni 80, quelli del famoso edonismo reganiano, del disimpegno, per cui i giovani erano totalmente disinteressati alla politica, tranne quelli intruppati nella sinistra o in comunione di generazione. E il giovane moderato, lo studente moderato negli anni 80 non si interessava di politica. E quindi questa fu un po' la prima cosa che fece scalpore un po' di controcorrente giovani, senza volermi ingigantire troppo l'impatto che ha avuto nella storia italiana, perché fu una storia di una piccola minoranza di giovani. Però negli anni 80 radunare folle, non dico oceaniche, ma comunque numerose, attorno a dibattiti come le riforme istituzionali, il futuro della destra o cose di questo genere, già era una cosa dirompente che rompeva tanti tabù nel mondo giovanile e non solo. In più, appunto, c'era questa caratteristica davvero sorprendente di farlo attorno alla figura di un uomo che appunto incarnava un pensiero che sembrava ormai superato e sconfitto dalla storia in Italia, perché poi in realtà gli anni 80 sono stati gli anni di Reagan, della Thatcher, quindi in realtà nel mondo quelle idee avevano un certo successo. È interessante la storia di controcorrente anche per come Montanelli ha reagito a questo successo che l'ha sorpreso e l'ha spiazzato, perché probabilmente lui era appunto convinto di non avere molti lettori giovani, dispensava pessimismo fin dai titoli dei suoi fondi. Mi ricordo in quegli anni, ne cito qualcuno: De Profundis, Danza Macabra, Se son rose sfioriranno, Il sole morente. Cioè era l'imprinting del giornale era quello di un cupo pessimismo che difficilmente poteva conquistare dei giovani. Invece si trovò circondato da ragazzi ventenni, 25 anni, studenti ma anche professionisti, che erano entusiasti, che pendevano dalle sue labbra, che facevano di tutto per portare avanti le sue battaglie. E quindi lui alternava dei momenti di pessimismo cosmico. Mi ricordo che veniva a trovarci magari nella saletta dove ci riunivamo nella Galleria Meravigli, cioè sotto la redazione del giornale, ci diceva: sarete soli, la vostra battaglia è una battaglia persa, sarete condannati alla solitudine, all'infelicità, una serie di cose del genere che in teoria ci dovevano deprimere, in realtà ci entusiasmavano ancora di più perché c'era la voglia giovanile di fare una battaglia controcorrente. E poi però aveva dei momenti di entusiasmo che da Montanelli non ci si aspettava di vedere. E al primissimo convegno organizzato da Controcorrente a Milano, davanti a una folla straripante, il tema era la riforma delle istituzioni, quindi un tema che in teoria non doveva attirare neanche una decina di persone, invece la presenza di Montanelli ovviamente rese quel convegno un successo straordinario. Montanelli concluse il suo intervento con un "vinceremo, noi e voi insieme faremo il nuovo risorgimento". Ci fu un applauso fragoroso e
da Montanelli non ci saremmo mai aspettati un'uscita del genere. E Montanelli, tra l'altro, ebbe molto a cuore l'attività di Controcorrente Giovani, lo scrisse in varie occasioni e ebbe anche un ottimo rapporto veramente molto stretto con Umberto Moscato, il ragazzo che fondò l'associazione, che purtroppo ci lasciò nel novembre del 92 per un incidente stradale. E mi ricordo il corsivo che scrisse Montanelli, ricordo di Umberto, intitolato Il figlio che avrei voluto. E diciamo che nel 92, con la morte di Umberto Moscato, cominciò a morire anche l'associazione, perché mancava il leader carismatico che era stato in grado di crearla, di portarla avanti, di fare un po' da moderatore tra le varie anime dell'associazione, e poi forse stava anche morendo un po' quel giornale, nel senso che comunque il collante che teneva uniti a tanti tipi di lettori era dato dall'anticomunismo. Finito il comunismo, vennero fuori tutte le differenze delle varie aree ideologiche di chi comprava il giornale tutte le mattine. Ovviamente poi la fine definitiva di Controcorrente Giovani fu con l'uscita di Montanelli dal giornale. Io con Alessandro Frigeri abbiamo scritto un libro su questa storia che si chiama Cercare la bella destra. E la bella destra era la destra liberale montanelliana, quella che era più che un'idea in politica, era un modo di vivere, uno stile di vita. Probabilmente alla fine di quell'avventura sia chi come il sottoscritto ha seguito idealmente Montanelli alla voce, sia quelli che sono rimasti invece fedeli al giornale hanno scoperto che era un'utopia quella della destra montanelliana, perlomeno in Italia era irrealizzabile. Però a noi ex di Controcorrente Giovani ci rimane nel cuore e l'esperienza bellissima di aver cercato quella bella destra a fianco di un grande come Indro Montanelli. Grazie davvero per la testimonianza anche questa. Per ora la parola a Mario Cervi. Non credo che ci sia bisogno di presentarlo ulteriormente. Prego. Dato il brevissimo tempo a disposizione, non indugio in osservazioni generiche, anche perché poi di Montanelli si parla tanto, giustamente si parla tantissimo, ma tutti i momenti io sento gente, mi confidò un giorno e mi disse prima di morire, sembra che tutti i momenti stesse a conversare con questo e con quello. Era un uomo anche socievole e sociale, era un solitario mai solo, ecco. Però non mi pare di ricordare che avesse così tanta voglia di intrattenersi con questo e con quello, ma questo risulterebbe. Ma voglio invece prendere lo spunto da quello che ha detto Paolo avanti per due motivi. Il primo è questo, che adesso abbiamo tentato, questo lo dico tra parentesi, su un giornale di far risorgere il controcorrente, ma far risorgere il controcorrente senza Montanelli è un'impresa difficile, direi quasi titanica e direi quasi molto presuntuosa e avventurosa, ma noi l'abbiamo fatto così, forse con leggerezza, perché Montanelli, il controcorrente era Montanelli, il controcorrente era la punteggiatura di Montanelli, perché anche quando lo facevamo, non lo faceva lui, lo faceva uno di noi, però lui ci metteva quella virgola o quel punto che davano una connotazione. Io mi ricordo un controcorrente che fu un po' biasimato dai nostri lettori, che erano un po' più in generale un po' bigotti qualche volta, e che ai quali non piacevano le cose osè, ma lui ricordava la storia di un fidanzato siciliano che, volendo constatare se la fidanzata fosse illibata, l'aveva portata dal ginecologo, e essendo risultato che non era illibata, le aveva sparato. Allora Montanelli raccontava in quattro righe questo fatto, dicendo: e allora il fidanzato sparò alla fonte del disonore, per fortuna mancandola appunto per un pelo. Cioè, questo era il modo in cui Montanelli sapeva, che era un grandissimo, potremmo dire, battutista, secondo me un po' più profondo, un po' più che incideva un po' più di Biagi, che era anche un grandissimo battutista, ma una battuta d'altro genere, un po' più leggera. Ecco, Montanelli era un grandissimo battutista, anche
anche privatamente. Io mi ricordo una volta che avevo sulla scrivania al giornale un libro di un collega che era una cara persona, era un bravo giornalista, anche era un amico, però il libro, allora ce l'ho lì e entrano tre nel mio ufficio e gli dico: entro, allora questo libro, dico, cosa ne facciamo? Lui aggrotta la fronte e ci pensa su in maniera molto intensa, poi mi dice: questo libro non vale niente, se ne può anche parlare bene. Quindi potrei allinearne 300 di queste battute anche private, ma evidentemente non lo faccio. Invece mi è piaciuto quello che ha detto Paolo avanti per un'altra ragione, cioè secondo me forse sono sbaglio e forse faccio male a introdurre questa nota un pochino malinconica, non diciamo acida ma malinconica, nel ricordo di Montanelli. Secondo me stiamo assistendo a una corrierizzazione di Montanelli, cioè il periodo del giornale ormai viene trattato a piuttosto sbagliatamente, come se fosse stata una parentesi, e una parentesi in fin dei conti nemmeno troppo importante nella vita di Montanelli. Secondo me invece fu un periodo di importanza essenziale, fu quello in cui Montanelli diventò veramente una guida di tanti italiani, diventò quello che aveva dato la voce ai senza voce, diventò quello che aveva detto delle verità che non potevano essere dette in nome del politicamente corretto, per cui non le si dicevano, e questo era che piaceva anche ai giovani, perché Montanelli aveva questa componente del Don Chisciottesca, se vogliamo, cioè delle battaglie che si possono anche perdere purché le si combattano con lealtà e senza fingere e senza trincerarsi dietro paraventi di conto. Ecco, lui aveva questo, gli piaceva il beau geste, diciamo, e i giovani questo l'avevano capito. Poi sul fatto che Montanelli negli ultimi tempi avesse ancora un rapporto con l'Italia, sì, lui aveva un rapporto strettissimo con l'Italia, come diceva Tiziana Abate, però aveva il rapporto di uno che ha la moglie o la compagna che è una poco di buono, sa che è una poco di buono, però cosa deve fare? Le vuole bene, perché ha questa debolezza, le vuole bene, e allora non si decide a lasciarla, se la tiene vicino, però ha sempre l'amarezza di un legame che è inadeguato. Nell'ultimo libro che mi ha scritto assieme, poi abbiamo fatto due compendi, ma l'ultimo libro, L'Italia dell'Ulivo, nella postfazione dell'Italia dell'Ulivo, Montanelli è di un pessimismo assoluto. Cioè Montanelli dice, in sostanza, non mi riconosco più in questo paese, e questo paese non mi riconosce, cioè non c'è tra noi quel rapporto che ci dovrebbe essere tra la madre, patria, diciamo, i figli, cittadini. Ecco, questo era un atto di contrizione e nello stesso tempo di dedizione, che aveva un'assoluta, era doloroso, ecco, questo atteggiamento, però Montanelli lo sentiva molto. Io credo che non ci sia stata una riconciliazione tra Montanelli e l'Italia, per dirlo in questi termini. Non c'è stata. Montanelli ha mantenuto verso il suo paese quell'atteggiamento appunto dell'amante o del marito deluso che ha questo è stato il suo stato d'animo. Il suo stato d'animo fino all'ultimo, credo. Per il resto, cosa devo dire? Voglio solo dirvi questo, che c'è stata un'altra riconciliazione. C'è stata una riconciliazione postuma, secondo me, tra coloro che avevano abbandonato, diciamo così, Montanelli, cioè che dicevano di non amarlo più, addirittura di odiarlo perché aveva litigato con Berlusconi, no? Ecco. E Montanelli, perché anche questi, che in fondo l'avevano voluto lasciare e che ritenevano che la sua guida non fosse più una guida, anche questi dopo la morte si sono accorti di una cosa importante, della quale in
fondo si sono accorti anche i suoi nemici, quelli veri, non quelli finti che poi si sono riconciliati perché hanno visto che lui aveva litigato con Berlusconi e allora era diventato amico, nemico del nemico, e allora erano passati dalla loro parte. Che cioè lui rappresentava un punto di riferimento che ancora adesso in tante situazioni di crisi o di emergenza del paese o della città e di quello che vogliamo ci viene spontaneo da dire. Cosa direbbe Montanelli in questo caso? Da che parte starebbe? Cosa penserebbe di quel personaggio? Poco fa mi chiedevano qui, dice, cosa penserebbe Montanelli di Obama? Io non presumo di sapere cosa avrebbe pensato Montanelli di Obama, ma questo dimostra come la sua assenza sia importante e come fosse importantissima la sua presenza. E come testi malinconia in non averlo più. So che c'è una legge dell'anagrafe anche che vale per Montanelli, vale per me, anche sono così, ma di non averlo più a disposizione per chiedergli cosa ne pensi, intro, di quello che sta succedendo. Grazie. Grazie davvero. Immagino sappiate che il rapporto che Montanelli ha avuto con la Svizzera è stato lungo e anche in un certo periodo molto importante, perché Montanelli si rifugiò in Svizzera dopo la condanna e quindi abbiamo una testimonianza di Armando Dodò che è editore in Svizzera. Prego. Intanto devo dire che è stato molto bello sentire Mario Cervi, il quale si vede che ha vissuto molto tempo con Montanelli. C'è qualcosa in Cervi anche di Montanelli. E d'altro canto bella anche la pagina che ieri ha voluto pubblicare sul Corriere del Ticino, che è il maggiore quotidiano della Svizzera italiana e che anticipava un po' quello che molto bene e con gran piacere abbiamo sentito oggi. Io devo dire che Montanelli, cioè ero con un gruppo a Milano di una trentina di amici, aspettavamo Montanelli ed io l'avrei visto per la prima volta. E dopo una certa attesa ci è arrivata la notizia che Montanelli non sarebbe arrivato a Lugano perché era stato gambizzato, come si diceva allora. Evidentemente noi rimanemmo molto male in quella circostanza, perché l'aspettavamo con grande piacere come si aspetta qualcuno che aveva nella Svizzera italiana, che godeva di una grande stima, di una grande considerazione e che era molto letto. Io poi più tardi ho avuto il piacere di incontrarlo a Milano in via Fate Bene Fratelli da Elio, assieme al professor Mario Agliati, che è uno storico ticinese, e al dottor Ugo Primavesi, che è scomparso. Devo dire che questo incontro con Montanelli mi ha molto emozionato. Intanto, dalle prime battute, mi ha trattato come fossi un vecchio amico. Prima avevamo visitato il suo studio nella sede del giornale con quella famosa macchina da scrivere, i quadri eccetera, poi siamo andati lì in questo ristorante e lui mi ha messo subito una mano sulla mio braccio e si è messo a parlare come se parlasse con un vecchio amico di vecchia conoscenza, con una grande schiettezza. E questo poi ha scelto per me il posto migliore per lui, con lo sguardo verso la parete, insomma delle attenzioni che io non meritavo in nessun modo, e io non ero nessuno, ero un piccolo editore della Svizzera italiana, non avevo nemmeno mai avuto nessun contatto con lui, non avevo mai pubblicato nulla di suo. E sono ritornato da Milano, da quell'incontro, devo dire profondamente toccato, profondamente emozionato. Montanelli aveva un fascino che potrei dire unico, forse in tutta la mia vita, salvo magari col Cardinal Martini e con qualche altro, ma non ho mai avuto
altre occasioni di contatti con una persona che emanasse questo suo fascino particolare, queste sue caratteristiche, io non saprei neanche bene come descrivere. Poi naturalmente l'ho sempre seguito, ci siamo trovati diverse volte, diciamo un paio di volte all'anno si veniva a questi incontri. Montanelli era molto amico del dottor Primavesi ed io avevo potuto approfittare di questa vecchia relazione per poterlo contattare. L'avevamo ammirato moltissimo nel periodo in cui tutta l'intelligenza italiana era tutta, non tutta, ma diciamo in gran parte, era rivolta a sinistra, e per esempio nel caso Calabresi, quando ci sono stati 800 intellettuali italiani che avevano scritto un documento pubblicato sull'Espresso contro Calabresi ancora vivente, e poi Montanelli era dall'altra parte, difendeva, se non da solo, ma insomma con pochi altri, la posizione di Calabresi. E poi le cose si sono chiarite nel corso degli anni, ma in quel momento era una delle poche voci, la voce certamente più autorevole, che si esprimeva creandosi moltissimi nemici naturalmente in Italia, ma anche nella Svizzera, che non credevano che fosse assolutamente fuori posto. Ecco, per dire così, si potrebbero citare molti altri fatti, molti altri avvenimenti. Lui è venuto da noi al Palazzo dei Congressi a Lugano alla presentazione di un libro, che è un libro di cui lui aveva fatto la prefazione. È un libro che era scritto da Georges André Chevalat e parlava dei rapporti tra la Svizzera e l'Europa. Montanelli, Chevalat era presidente della Confederazione Svizzera. Montanelli era venuto a Lugano al Palazzo dei Congressi a presentare questo libro. Michele Fazioli era maggiore di tavola, c'era naturalmente anche lo Chevalat, ed era stato un avvenimento straordinario, un Palazzo dei Congressi strapieno, ed era stata una vera festa. C'era tutto il Ticino politico, intellettuale, ma tanta gente del popolo, perché Montanelli era in fondo ammirato da tutti. È stata una grande occasione per la Svizzera italiana, come non si è ripetuta quasi mai. Vorrei ancora dire, potrei dire naturalmente troppe cose, mi si affollano la mente, ma qui il tempo è ristretto. Vorrei ancora dire questo, che un signore italiano che abita in Svizzera mi diede 10.000 franchi e mi disse: lei li consegnerà a Montanelli per la prefazione del libro che aveva fatto, il libro di Chevalat, la Svizzera e l'Europa. Io, trovando Montanelli, gli feci per consegnargli questi 10.000 franchi, il quale mi disse: ma sei completamente impazzito, per due pagine 10.000 franchi, io non voglio un centesimo, li darai a un'associazione di beneficenza. E il fatto mi aveva un po' stupito, perché voglio dire che è un caso piuttosto unico nei miei rapporti, almeno di editore con autori e collaboratori vari. Ma l'ho messo un po' in confronto con un altro caso che mi era successo poco prima o poco dopo, con Carlo Bo, il magnifico rettore dell'Università di Urbino. Io telefonai a Bo per avere la prefazione su un determinato libro
e non ebbe il tempo di terminare la telefonata che Bo mi disse: quanto mi dà? E allora mi disse: ma mi dica quello che vuole, eccetera, ci siamo messi d'accordo, ma se paragonando i due i modi di reagire di Montanelli da una parte e di Bo dall'altra, ancora di più apprezzai questo gesto di Montanelli. Dirò un'ultima cosa, io gli mandai qualche lettera per il Corriere, lui di solito mi rispondeva, e gli mandai una lettera, era nel 96, che lui pubblicò con il titolo I tormenti di un piccolo editore, e parlò un po' della situazione dell'editoria italiana che era oramai fuori da ogni criterio, da ogni norma, non c'era più nessuna etica, nessuna rigore culturale, contavano solo i numeri, si trattava di qualsiasi cianfrusaglia purché si riuscisse a vendere. E concludeva così, con queste parole che poi ogni tanto le rileggo perché mi incoraggiano, perché fare l'editore, almeno in un contesto piccolo come il nostro, è un mestiere molto gratificante sul piano psicologico e morale, culturale diciamo anche, ma molto difficile sul piano economico. E dice, Montanelli concludeva così con questa risposta a questa mia lettera: se vuoi fare come tanti, va per quella strada lì, magari riuscirai a venderne un po' di libri. L'altra alternativa, dicevo, resta fedele alla tradizione, o meglio alla mummia della tradizione del poco ma buono, affidandoti soltanto all'intuizione del lettore. Ma per una simile scelta il coraggio non basta, ci vuole l'eroismo. Ora esageravo naturalmente, non è che ci vuole l'eroismo, ma tuttavia bisogna pur dire che era una conclusione che mi aveva fatto piacere e che in qualche modo mi fa piacere ancora oggi, e la rilego in qualche momento particolarmente difficile, mi pare di sentirlo parlare. Grazie. Paolo Granzotto è così cortese da ospitare spesso delle mie lettere, alle quali risponde in modo talmente piacevole che c'è qualcuno che suggerisce che prima o poi debbano essere raccolte e pubblicate. Non lo facciamo. Devi schiacciare quello rosso. A Paolo Granzotto la parola. Non sono così importanti. Dunque, io prima di tutto mi devo scusare con voi, perché arrivando qui, eravamo fuori e Mauro mi ha visto così combinato e gli è proprio caduta la mascella in parlamento. Quindi presumo, anzi sono sicuro di non essere, diciamo, con la tenuta, con la mise, come si diceva una volta, adatta a questa platea, ma non ho fatto il tempo a incravattarmi. Poi questa tenuta, io vivo a Torino, noi la chiamiamo la tenuta Marchionne. Volevo tornare subito su quello che aveva detto Mario a proposito di Montanelli il battutista. Ne inventava tante e molte le attribuiva ad altri. In genere Beaumarchais, Vauvenargues, hanno trovato questi nomi, le attribuiva, era talmente a Missirone ne ha attribuite tantissime, a Missirone si poteva fare. Poi non mi ricordo chi lo diceva, forse questo Mauro, tutti si dicono figli, allievi, discepoli, devoti di Montanelli. Sembra che tutto il giornalismo italiano sia stato a scuola di Montanelli. I fatti però sarebbero il contrario, specialmente dal giornalista che più di tutti, qui non si fanno nomi, che più di tutti dice Montanelli mi diceva, Montanelli più Montanelli. Infatti però dimostrerebbero il contrario, perché non c'è Montanelli nel giornalismo di oggi. Non dico solo nello spirito di Montanelli, che sappiamo tutti era molto
era sempre molto controcorrente, fuori dal coro, detestava i luoghi comuni, mentre il giornalismo di oggi è inzeppato di luoghi comuni, e naturalmente non sopportava la scrittura sciatta, la scrittura. Sul fatto di Montanelli maestro di giornalismo, ma anche maestro di come si scrivono gli articoli, poi io non vedo proprio nessun allievo, perché lui teneva moltissimo, e una delle caratteristiche dei pregi di Montanelli è stata la sua scrittura fluida, limpidissima, comprensibilissima da tutti. Mentre oggi, ripeto, la scrittura del giornalismo è un italiano molto sciatto e anche molto complicato, pieno di sibili sconosciute, di ammiccamenti, mentre no, Montanelli no. E volevo ricordare questo: quello che al lettore pareva un articolo scritto di getto, un articolo scritto all'improvviso come appena detto, era invece Montanelli lo lavorava, c'era molto lavoro dietro quella semplicità, quella purezza di italiano e di stile, e un lavoro anche fisico. Voglio dire questo: innanzitutto lui, se sapeva di dover scrivere un fondo nella passeggiata mattutina, sono molto metodico, cioè passeggiata sui orari, e cominciava a scriverselo in testa. Quindi camminava, senza naturalmente dar retta a chi gli stava vicino, e ogni tanto c'era anche qualche mimica, cioè faceva, perché è una frase che gli stava costruendo in testa e se la sentiva. Quindi arrivava, diciamo, alla leggendaria lettera 22 in molti casi già con lo schema dell'articolo e forse anche gli argomenti già ben preparati, e già questo è un lavoro. Poi si metteva la macchina da scrivere per tradurre il pensiero, e anche lì poteva capitare di intravedere, lui aveva sempre porta aperta dell'ufficio, fa vedere la macchina di scrivere che faceva. Leggeva ad alta voce la frase che aveva appena scritta per sentirsela nell'orecchio, per sentire se era musicale, per sentire se era fluida, e solo se gli suonava bene, se non c'erano inceppature, la frase rimaneva sulla carta. Quindi tutto quello che sembrava e appariva al lettore semplice era frutto di un grosso lavoro di lima e soprattutto poi di lavoro, come ha detto Mario Cervi, sulla punteggiatura. Noi, ai tempi di Montanelli, ma credo anche adesso, si faceva una riunione di redazione a mezzogiorno, e tutti in una stanza, e Montanelli dietro il tavolo del vice direttore in Piazza Vergani, un'immensa scrivania dove allora, ai bei tempi, non c'erano ancora i computer, ai bei tempi della carta, era tutta sommersa da cartelle con articoli, notizie, eccetera. E Montanelli si metteva lì, probabilmente la discussione se la riunione andava avanti, lui magari pigliava, per se vedeva una cosa scritta a macchina, pigliava questo foglietto, poteva essere il fondo di Mario Cervi, una notizia di cronaca del furto di una macchina, poi pigliava i suoi pennarelli neri e cominciava a correggere qualsiasi cosa, non si limitava a leggere, metteva una virgola, toglieva un punto, toglieva un aggettivo di troppo, metteva un capoverso, qualsiasi cosa afferrasse si metteva a correggere. Era un vero maestro in questo. Poi naturalmente c'era la reazione, perché capitava magari, no, mezzetti,
no, gli inviava il pezzo, gli faceva qualche correzione, e uno teneva conto di queste correzioni, qualcuno mugugnava perché essere corretti non piace a nessuno, ma tutti coloro, il 99%, che di ogni suggerimento di Montanelli al giornale, ogni capoverso messo, ogni virgola messa o tolta, capiva perché l'aveva fatto, questo qui era utilissimo. L'errore non l'avrebbe ripetuta, in questo era assolutamente proprio un maestro, maestro vero. E siccome tutti quanti si dicono allievi, leggendo i giornali di oggi, non si sono stati cattivissimi allievi o hanno dimenticato la lezione. Vediamo chi è. Ecco, questo volevo ricordare, ricordi proprio questo, siccome l'ho visto praticamente ogni giorno fa, l'ha fatto tantissimo su quanto scrivevo io, quanto mi faceva scrivere, tantissimo l'ho intervenuto per mettere a posto certe cose, veramente poi bastava veramente poco, bastava appunto togliere. E lo ricordo così, lo ricordo in mille altri modi, lo ricordo anche fuori dalla professione, fuori dal giornale, era un conversato, quando era così un po', gli venivano queste botte di solitudine accompagnate, qui l'ha detto, sì, stava solo con se stesso, bastava di... Senti Indro, ma com'era quella storia quando eri in Germania? Allora lui lì attaccava a raccontare, ed era proprio, e con i racconti magari ci aggiungeva sempre qualche piccolo particolare, così era irrefrenabile e si stava ad ascoltarlo con immenso piacere, soprattutto di storie legate poi alla sua professione, di persone incontrate, di... raccontavo a una persona che me l'aveva chiesto, lui riusciva poi a trovare sempre, in ogni persona, era un po' come un medico generico di una volta, cioè faceva dire 33 alla persona, tastava, dava delle botte, il personaggio riusciva osservandolo e naturalmente cercando sempre di ogni personaggio, come un caricaturista cerca sempre il piccolo difetto per poi fare la caricatura. E così Montanelli dei personaggi cercava la sfaccettatura meno, e poi faceva questa serie di ritratti di personaggi, e qualcuno poi gliela giurò, perché era anche abbastanza spietato nel farlo, perché vi raccontavo questo, non mi ricordo più, ma comunque sì, lui, non mi ricordo, perso un po' il filo, sì, perché era un grande raccontatore, certo, questo qui era un conversatore irrefrenabile e ci manca, a me manca, come manca a Mario, come manca a molti, continuamente, e gli vogliamo ancora molto bene. Fernando Mezzetti, carissimo amico, a te. Vedo che fatalmente ci commuoviamo parlando di Montanelli, l'abbiamo avuto così bene. Sì. Vorrei aggiungere qualcosa all'osservazione di Cervi e di Granzotto sulla scrittura di Montanelli. Io conservo alcuni suoi originali, perché c'era ancora la tipografia con il piombo. E allora io spesso alla tipografia andavo dai tipografi e mi facevo dare l'originale di Montanelli. Bene, questa scrittura che sembrava acqua di fonte, in realtà era una scrittura, oserei dire, quasi tormentata, perché questi originali sono pieni di correzioni e di tagli, cioè abbreviava, eliminava la parola superflua, l'aggettivo superfluo. Quindi era un vero artigiano della penna. E sull'aspetto monastico di Montanelli, di cui ha accennato la Tiziana Abate,
che ha avuto questo dono straordinario da Montanelli di scrivere sulla morte. Porterò una piccola testimonianza. Un giorno entro nella sua stanza ed era seduto non alla sedia della scrivania, ma in quella davanti dove si sedevano i visitatori, con intorno un asciugamani e uno dei fattorini del giornale che gli tagliava i capelli, perché aveva scoperto che uno dei fattorini aveva fatto il barbiere. Vedendo il mio stupore, dice: guarda che Campanella è bravissimo, sai, dice, anche tu dovresti farti rifare da lui. E mi scappo dentro, dico: io non ho niente, dico, lei non ha niente da perdere, perché era già, dico, io sì. E allora poi buttò un altro di prova, ecco, non andava neanche da barbiere, preferì a farsi tagliare i capelli nella sua stanza. Si è detto tanto di Montanelli come giornalista principe. Ecco, io vorrei dire, mi riaggancio all'altra osservazione bellissima di Mario Cervi, si parla molto di Montanelli come se il giornale fosse stata una parentesi nella sua vita, mentre Montanelli resterà non nella storia del giornalismo soltanto, ma nella storia d'Italia, per l'avventura del giornale, per la fondazione del giornale, per il ruolo che il giornale ha svolto in quegli anni bui. E all'editore svizzero vorrei rammentare una cosa, che c'è in Svizzera una larga fascia di sinistra che in Italia chiameremo radical chic, e era tutta contro il giornale, così come larga parte del giornalismo europeo lo era quando uscimmo, tanto vero che siamo andati avanti mesi con una rubrica "Dicono di noi", con tutte le sciocchezze che avevano scritto su di noi. Un solo giornale ci ha difeso a spada tratta, la Neue Zürcher Zeitung. Fin dall'inizio la Neue Zürcher Zeitung aveva capito cosa si stesse giocando in Italia. La Neue Zürcher Zeitung è uno dei più grandi giornali europei, ahimè scritto in tedesco che è diffuso meno dell'inglese, ma è uno dei grandi giornali europei. La Neue Zürcher Zeitung capì immediatamente cosa fosse l'uscita di questo giornale e ci ha sempre difeso e sostenuto a spada tratta. Montanelli, direttore del giornale, è stato a lungo avversato e poi non è stato sposato dalla sinistra soltanto quando ha rotto con Berlusconi. Avevano già cominciato prima, perché avevano visto che non riuscivano a distruggerlo e allora hanno pensato di neutralizzarlo monumentalizzandolo. Io ricordo che Panorama, che all'epoca era ancora molto a sinistra, è di punto in bianco dopo aver sparato per anni su Montanelli. Alla fine degli anni Ottanta cominciò a monumentalizzare Montanelli. Era un'operazione per neutralizzarlo. Ciò detto, io vorrei, quindi lui resterà nella storia non soltanto del giornalismo per la sua lezione unica e inimitabile, non nasceranno giornalisti, altri giornalisti, non ce ne sono e non nasceranno altri giornalisti come lui. Però lui è stato molto amato dai lettori per le cose che scriveva sulla vita italiana. Ma in realtà è stato un giornalista di levatura internazionale e capiva molto di politica estera, le cose fondamentali le capiva, non curava i dettagli, ma le linee storiche le vedeva. Sapete tutti che lui assurse a celebrità con la guerra di Finlandia, unico giornalista italiano a seguire quella guerra. E poi però fu anche un anno dopo l'unico giornalista italiano che si trovava in Norvegia quando vi sbarcarono i tedeschi, e lui minimizzava dicendo: ma non sapevo cosa fare, ero in Svezia, andai in Norvegia e mi trovai lì mentre sbarcavano i tedeschi. Non era vero, naturalmente, lo minimizzava. Era vero che era in Norvegia, ma era anche vero che forse aveva capito dove la guerra si sarebbe spostata. Dopo la Danimarca sarebbe venuto il turno della Norvegia, e lui che era in Svezia si era spostato in Norvegia, quindi capiva certe linee di tendenza. Dico questo perché mi riguarda personalmente. C'è qui Paolo Granzotto, che era corrispondente a Parigi. Io sentii che tu avessi lasciato Parigi, e allora chiesi a Montanelli di far colazione con lui, e lui capiva subito, quando uno gli vedeva far colazione con lui, che aveva una grana da porti. Facemmo colazione, poi alla fine dico: so che Granzotto viene via da Parigi, mi piacerebbe andare a succedervi.
dice no, no, per te Parigi non va bene. Dice un'altra città che comincia con la P, Pechino. Ecco. Dico questo per dire che nel 1979, lui che non si curava di tanti dettagli, era uno che leggeva anche poco, quando interveniva sulle polemiche italiane ci interveniva perché queste polemiche erano arrivate al lettore comune, erano usciti dalle cricche intellettualistiche, cominciava i suoi memorabili pezzi con A bocce ferme, e allora quella polemica la sistemava definitivamente. Ecco, nel 1979 lui aveva capito che la Cina avrebbe cominciato a trasformarsi. Mi disse: il futuro immediato giornalisticamente è la Cina, che si seppellirà Mao, o seppellirà nel senso politico, Mao era già morto nel 76, si libererà di Mao e diventerà protagonista. Quello è l'Osservatore. E mandò a Pechino, cioè aveva capito che cosa sarebbe avvenuto. Non saprei naturalmente se l'avesse potuto prevedere nelle dimensioni in cui è avvenuto, però ha capito che giornalisticamente la storia da quel momento in poi sarebbe fatta a Pechino. E un altro episodio sulla sua sensibilità per la politica internazionale, ma non la politica spicciola, cioè proprio come andranno a finire le cose. Un'altra prova l'ho avuta nel 1986, quando ero corrispondente a Mosca, fine 1986. La perestroica, la glasnost di Gorbaciov non erano ancora emersi, ma avvennero dei disordini ad Almaty, capitale del Kazakistan all'epoca. E disordini anche violenti, che sembrava non si capiva bene la natura dei disordini, anche perché non permettevano ai giornalisti stranieri di andare. E lui fece un fondo, fece una chiacchierata, un scambio di chiacchiere, e fece un fondo profetico, vedendo nei moti che erano avvenuti nel dicembre 1986 nel Kazakistan il prologo di quello che sarebbe toccato all'Unione Sovietica, cioè avrebbe visto che questo potrebbe essere l'inizio della fine dell'impero sovietico e dell'ideologia. Ecco, quest'uomo che era profondamente imbevuto di italianità, di cultura italiana, era un cittadino del mondo ed era uno che sapeva individuare i grandi fenomeni politici e storici. È una lezione che io non potrò mai dimenticare. Grazie. E poi, prima di dare la parola a Stefano, mi devo riferire una cosa del rapporto di Montanelli con la politica e con i potenti. Un giorno ero nella sua stanza, arriva Piazzi, il vice direttore, dice: Indro, c'è Pertini al telefono. Era Presidente della Repubblica. Ci sono quattro volte che telefono e vuol parlare con te. Dice: ormai non puoi aiutarti, ci devi parlare. E io posso ricostruire la conversazione da ciò che udivo. Dice: ah, no, Presidente, la ringrazio dell'invito, ma non posso. Evidentemente Pertini dice: lei quando verrà a Roma? Dice: ma io vengo a Roma domani. E Pertini gli avrà detto qualcos'altro. Dice: no, Presidente, vengo a Roma perché devo vedere mia madre. Alla cena da lei, e poi mi sono balzato, ma come sua madre è ancora lì. Dice: allora vengo io a cena da sua madre. E lui mi fa, se la me la fa morire di infarto se arriva il botto in casa del Presidente della Repubblica. E allora parlavano di rivedersi più avanti, sarò a Cortina per presentare un mio libro. E Pertini dice: allora vengo a Cortina a presentare il suo libro, perché voleva proprio vederlo. E lui gli fa: e no, se lei è una Cortina mi ruba la scena, protagonista del essere io. Grazie Fernando. Non è finita, no. Perché con la storia con Pertini, poi Pertini perseguitò Montanelli si fece negare continuamente, perché Montanelli punzecchiava molto Pertini, e soprattutto Pertini scocciò un controcorrente che terminava così: il Presidente della Repubblica, tutto si può fare a 80 anni, punto, suonati. La famosa corteggiatura, esatto. E lì è successo in tutto, perché Pertini poi, non so, lui si faceva negare la sua segretaria, diciamo,
Iside rispondeva, Iside, gli mandò perfino, gli fece venire qualcuno dalla prefettura perché non riusciva a stanare Montanelli, ma lui ha sempre resistito a questo. 80 anni, boom, suonati. Grazie davvero. Tiziana, scusami Paolo, un attimo solo, Tiziana. No, visto che siamo in fase aneddotica, vorrei concludere l'aneddoto, perché non solo non rispondeva alle telefonate, ma quando venivano questi messi della prefettura, che è accaduto più di una volta, perché appunto Pertini era impedito, si nascondeva in archivio, deliziando la redazione, perché Montanelli poteva sfidare a duello chiunque per una battuta o per un'idea, però aveva una cosa che lo terrorizzava ed erano le seccature. Cioè, piuttosto di affrontare un messo che gli portava qualche messaggio indifferito di Contini o qualche contessa magari indignata per qualche battuta, si nascondeva nell'archivio. Ci stava delle ore. Grazie. La parola a Paolo Pipinti, che ha avuto tra le sue firme Montanelli per tantissimi anni e tra l'altro è riuscito a catturarlo in un modo particolare, se ricordo bene. Ma io ho un po' quasi paura di definirmi un allievo di Montanelli dopo quello che ho sentito da parte dei colleghi, però credo di essere un allievo di Montanelli. Non ho imparato a scrivere, perché ho scritto pochissimo, essendo nato praticamente direttore, ho fatto il direttore, pensate, per 37 anni della mia carriera. Però credo di aver imparato una cosa ancora più importante per un giornalista, a ragionare sulle cose. Montanelli mi ha insegnato a ragionare sulle cose. Pensate, lui ha cominciato a collaborare oggi nel 1973. Io sono tornato oggi nel 76 ed ero praticamente, prima come l'avevo fatto come redattore, poi come direttore, ero incaricato di passare la sua pagina, che si chiamava La Stanza di Montanelli. Mi spiace per i colleghi del Corriere della Sera, ma La Stanza di Montanelli è nata su Oggi, non è nata sul Corriere della Sera. Allora per una ventina d'anni io ho passato poi ogni settimana l'articolo di Montanelli, facevo il titolo con l'aiuto ovviamente della redazione, e poi questa pagina, che era La Stanza di Montanelli, un certo giorno dovette finire, o almeno sì, mi chiamò, ho sentito prima Armando Dadò che parlava di un ristorante di Via Fatta Bene Fratelli, poi ho sentito un'altra testimonianza di un pranzo con Montanelli. Quando Montanelli diceva dobbiamo vederci a pranzo, erano rogne, c'era qualcosa di brutto nell'aria. Infatti mi disse anche a me quel giorno, ci vediamo da Elio, Via Fatta Bene Fratelli, così chiacchieriamo. Qui sta succedendo qualcosa di brutto. Indro infatti mi fece accomodare nella posizione migliore, ordinò per me la pappa col pomodoro, una cosa che insomma è un cibo assolutamente toscano, e poi mi disse: purtroppo ho una brutta notizia da darti, il mio padrone, e sottolineò bene la parola padrone, perché io sapevo che lui non aveva mai avuto un padrone nella sua vita, non l'avrebbe mai avuto mai, il mio padrone mi ordina di lasciarti. E che cosa vuol dire? Fa un giornale concorrente al tuo, e quindi io non posso più scrivere per te. La pappa col pomodoro mi si fermò neanche nell'esofago, non riuscì proprio a deglutire, e mi venne in mente, non so, in forza di qualche miracolo che regge questa professione ogni tanto, mi venne in mente di suggerire una cosa, ma dico, non puoi scrivere più per me perché il mio padrone fa un giornale concorrente al tuo, mi ordina di non scrivere sul giornale che gli fa la concorrenza. Allora gli abbi la prontezza di dirgli: ma è la firma il problema, è la tua firma il problema. E certo, dice, potremmo inventarci una pagina che non porta la tua firma, io potrei tutte le settimane intervistarti sul caso della settimana, sul problema della settimana, sul personaggio della settimana. Si illuminò, perché il suo rapporto con Oggi era un rapporto privilegiato. Pensate a quello che ha scritto sulla quarta di copertina di questo modestissimo libretto che io ho scritto raccogliendo appunto 10 anni di questa rubrica. Oggi fu l'unico giornale disposto a ospitare la mia firma
firma in un momento in cui venivo trattato alla stregua di un lebbroso. Non è difficile restare fedeli ai pochi che ti tendono una mano mentre viene abbandonato da tutti. Ecco, questo era il rapporto di Montanelli sull'oggi. Fatto sta che da quel giorno, poi per 10 anni, lui continuò a scrivere una pagina su Oggi, in realtà era una pagina sua, io gli facevo delle domande e lui rispondeva. Quindi avevamo un appuntamento settimanale che è durato per 10 anni, io ho aggiunto così ai 1000 titoli della sua rubrica precedente altri 500 o 1000 titoli per la pagina del dialogo che avevo con lui. Abbiamo parlato di tutto in questi 10 anni. Sentivo prima parlare dell'aspetto di quanto Montanelli fosse attento alla punteggiatura. Pensate che questa pagina era fatta ovviamente di piombo allora e aveva una lunghezza. Quando si trattava di tagliare 3 righe, perché al massimo Montanelli scriveva 3 righe meno, 3 righe di più di quello che ci sarebbe aspettato, era impossibile tagliare Montanelli. Arrivavamo al punto che in questa pagina si cambiava il corpo dell'articolo, perché nessuno era in grado di mettere le mani in un articolo di Montanelli, nel senso che i periodi scorrevano così legati uno all'altro, così intimamente legati uno all'altro, che non era possibile fare dei tagli. Dicevo, abbiamo parlato di tutto in questi 10 anni di rubrica. Io ogni tanto mi divertivo, invece che a porgli le domande di attualità, cercare di fargli delle domande che entrassero un po' nel suo privato. Ovviamente Indro era assolutamente allergico a diventare un personaggio, ma lui era un personaggio per i nostri lettori, era l'unico personaggio del giornale. Un giorno gli chiesi come mai non avesse avuto figli e lui mi guardò e mi disse: non ho avuto figli per fortuna, perché gli avrei trasmesso la mia malattia. Beh, io non sapevo assolutamente di cosa si riferisse. Si riferiva alla depressione. Lo dico perché su questo tema lui intervenne un giorno che, in occasione della mucca pazza, io gli avevo fatto una domanda su questa sull'ansia che aveva preso l'Italia in seguito alla mucca pazza, parlando di tranquillanti, e lui mi disse: il vero pericolo che ci minaccia sono i tranquillanti. Ci sono stati dei periodi della mia vita quando non erano stati ancora inventati né l'atomo, né l'uranio, né la diossina, né la mucca pazza, in cui anch'io di tranquillanti avrei avuto bisogno per sfuggire alle angosce delle crisi depressive di cui ho a più riprese sofferto. Un po' per istinto, un po' per quella diffidenza contadina che ogni toscano di campagna, e che non è di campagna, non è un vero toscano, nutre per tutto ciò che non è di natura, mi sono sempre rifiutato di ricorrervi, preferendo la notte bianca e popolata di incubi al sonno artificiale. Solo l'ultima volta che questo tormento mi capitò, accettai i farmaci del professor Giovanni Battista Cassano, che si rivelarono efficacissimi. Ma perché? Perché, come lui stesso mi disse, ero arrivato a quasi 80 anni senza mai ingerirne nessuno. Ora, se è vero quanto mi dici, stiamo andando incontro ad una dipendenza di massa dal tranquillante, che prima o poi dovremo combattere con un'altra dipendenza, come si fa per combattere la droga col metadone, che poi è anch'esso una droga. E andiamo a cercare i pazzi tra le mucche. Mi limito a questa testimonianza un po' per mancanza di tempo e un po' perché, va bene, il mio rapporto con Montanelli è stato non posso dire intimo, perché i nostri colloqui settimanali erano soprattutto telefonici, però sono stati 1000-1500, come tanti quanti i suoi articoli di oggi. Devo dire che da quando è mancato mi sembra persino meno interessante il lavoro di giornalista. Grazie davvero. La parola all'amico Egidio Sterpa. Ma io sono l'ultimo, non c'è molto da aggiungere a quello che avete sentito. Non bisogna parlare di se stessi. Io voglio cominciare questa brevissima chiacchierata ricordando un incontro con Montanelli al telefono. Io lavoravo allora a Roma, ero redattore capo di un giornale che allora era un grande giornale, oggi non lo è più, Il Tempo di Roma, e avevo conosciuto Montanelli
me l'aveva presentato un vecchio giornalista che allora era capo della redazione romana, Cerri certamente se lo ricorderà, Mauri, ma io non ero nessuno, ero redattore capo di questo giornale, ma ero giovanissimo, non avevo 30 anni. Poi mi capitò nel 1956, che fu un anno per me importantissimo dal punto di vista professionale, di andare in America. Fui in America un mese e andai in nave, allora non c'era ancora l'Alitalia, c'era la LAI, che era, aveva aerei ad elica, che per andare, arrivare in America bisognava fare almeno 3 o 4 tappe. E andai con Giulio Cesare, 7 giorni di viaggio, fu una cosa bellissima, e arrivato in America mi venne a prendere il padre di questo signore, Gianni Capisotto, che allora era stato al tempo come corrispondente da Parigi, prima del figlio. E, sì, sì. Comunque, dico queste cose perché è necessario ricordarle anche, le ricordo a me stesso. E quando tornai dall'America, io avevo una cabina prenotata sull'Andrea Doria, 1956, l'Andrea Doria affondò, mi fermai qualche giorno per fare qualche servizio per il mio giornale, poi tornai e vissi la più bella stagione giornalistica della mia vita. Affondamento della Doria, qualche mese prima c'era stato Khrushchev, il discorso di Khrushchev al Cremlino, con la denuncia dei crimini di Stalin, poi rivoluzione d'Ungheria e poi la guerra di Israele, che fu bloccata, quella guerra fu bloccata dall'intervento delle navi americane e francesi, perché gli inglesi volevano invece intervenire, la guerra di Suez. Bene, e arrivò Montanelli. Io avevo spedito come in Ungheria un giornalista giovane ma bravo, si chiamava Ilario Fiore, vecchi giornalisti ricorderanno, l'ho spedito io, era a Vienna, doveva andare a Varsavia, dove c'era stato il caso Gomulka, la rivolta di Poznan, eccetera, e Fiore voleva andare assolutamente a Varsavia. Io avevo avuto sentore che a Budapest stava succedendo qualcosa di molto grave, tra l'altro avevano abbattuto la statua di Stalin, fu una cosa veramente, dissi a Fiore: o vai a Budapest o se no torni a Roma. Ce l'avevo, ero il redattore capo, c'era cioè il mio direttore, ma dopo c'ero io, il direttore era Renato Angiolillo, ero io che facevo il giornale, e Fiore andò a Budapest con l'ultimo treno per Budapest, ci scrisse un libro intitolato L'ultimo treno per Budapest. Io poi gli dissi: vedi, se non ti avessi mandato quasi a carcere a Budapest non ci saresti andato, avresti scritto. Bene, tutte le notti io telefonavo a Budapest per avere notizie, c'era la rivoluzione del periodo. I giornalisti italiani erano tutti, si può dire, ammassati all'hotel Duna, che poi ho rivisitato, ma l'hanno ricostruito, il vecchio Duna di Budapest, l'ho rivisitato, che il nuovo Duna. E cercai Fiore una mattina prima di chiudere il giornale, volevo sapere, Fiore non c'era, allora gli dissi: passate con un giornalista, se so che lì ci sono. Mi passano Indro Montanelli ed è una cosa che non dimenticherò mai. Gli chiesi: ma cosa sta succedendo? Dice: non so dove è andato, comunque non c'è, vuoi sapere cosa succede? Dice: questa è la rivoluzione, mica è uno scherzo. È un po' un casino, testuale, lo ricorderò sempre. Ecco, Montanelli era questo, non si rifiutò di venire al telefono, si sarà rifiutato con Bertini, ma non con me. E poi da lì è nata la conoscenza, poi dopo è venuto il giornale, io ho scelto di andare al giornale, mi chiamò lui, mi convocò, mi ricordo che andammo io con Bettiz e Biazzi, con il barone lo avevo visto ieri a colazione, tra l'altro, lo chiamavamo il barone a noi. Montanelli era un grande giornalista,
Cervi ha detto, ha citato adesso anche Pizzetti, sembra quasi una parentesi, no? Il Montanelli vero, e credo di poterlo dire per l'esperienza che ho come giornalista e anche un po' come politico, perché poi io sono finito in politica un po' anche per colpa di Montanelli. Il Montanelli vero è stato quello del giornale, non quello del Corriere, lo dico, io sono un vecchio corrierista, ma il vero Montanelli, l'anima di Montanelli, la cultura di Montanelli, i sentimenti di Montanelli, sono nel giornale, non è più il giornale di Montanelli, ma insomma oggi quello era Montanelli vero, il coraggio che ha avuto, schierandosi contro tutto un paese, contro tutta la stampa italiana. Noi quando uscimmo ci davano tutti per morti, pensavano che non durassimo più di qualche settimana o qualche mese. Il giornale c'è ancora, non è più quello di prima, ma c'è ancora. E sono quanti anni sono? 34 anni che c'è. E quello è il giornale di Montanelli. Ma io non è che abbia molte cose da dire, tutti quanti qui hanno. Voglio dire qualche cosa per riempire qualche buco che è rimasto su qualche episodio di Montanelli. Io sono intervenuto, io fui buttato in politica, si può dire, perché Montanelli buttò in politica prima Denti, poi Zappulli e me. Sono stato parlamentare liberale per alcuni anni, come forse sapete, io sì, ma quello non è importante, mi consideravo un inviato speciale della politica, perché Montanelli disse, voi lì dovete andare a verificare quello che succede nella politica, perché lui considerava la politica, quel mondo politico, un avversario del giornale, infatti non ci amavano molto. Beh, io ricordo che ci fu un momento in cui pensavamo di fare di Montanelli un cavaliere del lavoro. Parlai con il ministro, allora ero deputato liberale, con il ministro Bisaglia, tutti d'accordo. Parlai col prefetto di Milano, che allora era Icari, è morto da alcuni anni. Non c'era Montanelli, ci parlai io, non ne voleva sapere assolutamente, non ne volle sapere, io dovetti dire delle bugie, dice, invece ci tenevamo noi, eccetera. Un giorno mi telefonò, Vicari, mi disse, ma allora cosa devo fare? Perché l'iniziativa partiva dalla prefettura, parte, credo ancora oggi, parte dalle prefetture. E io dissi, ma guarda, lasci perdere, non c'è niente per noi. La stessa cosa è accaduta per la proposta di farlo senatore a vita, non ne ha voluto sapere. Il suo vero mestiere, il suo vero essere, il suo vero ego era il giornalismo. Lui amava questo mestiere. Io ricordo delle passeggiate che si facevano con lui, magari si andava quando eravamo già al centro di Milano, si andava a piedi magari da Elio, e la cosa che più lo emozionava, e quando incontrava qualcuno col giornale, e lui non conosceva magari questi signori, intanto Montanelli era riconoscibilissimo, sia per l'altezza, e poi conosciuto da tutti, e lui quando vedeva uno col giornale si fermava e diceva grazie, perché infatti è vero, non sono storie, vero. E meravigliava anche me che questo personaggio che vedeva un signore col giornale, magari c'era in tasca, era l'epoca, badate, in cui c'è stata un'epoca in cui gli edicolanti di Milano nascondevano il giornale, e c'erano dei lettori che compravano il giornale e lo piegavano in modo che non si vedesse la testata. Era l'epoca in cui il giornale era diventato una sorta di croce rossa, intendevamo, dovevamo correre a difendere i medici, gli imprenditori, gli insegnanti. Mezzetti, che è stato con me per anni, insomma, ricorda benissimo cosa eravamo diventati. Eravamo veramente una cosa unica. Ecco, questo era Indro.
Questo è stato quindi per il giornale, ma non solo per il giornale, è stato quindi per il paese, per tutta l'Italia. È stato controcorrente, era tutta la redazione del giornale e il paese si guardava veramente come un fatto importante, e lo siamo stati importanti, ma importante era lui, siamo diventati importanti con lui, per lui. Voglio dire ancora una cosa, se ne è parlato poco, qui non c'è. Montanelli era oltretutto, qui si è detto Montanelli era un grande giornalista, tagliava, giusta, e Montanelli, la scuola giornalistica di Montanelli fu il Paris Noir di Parigi e la United Press di New York. Lui è stato prima in un giornale francese e poi in una agenzia giornalistica americana, e lì ha imparato veramente a fare il mestiere come deve essere fatto, andare alla notizia veramente, lasciando, non usava per esempio Montanelli, non usava molti aggettivi, andava alla sostanza. Io ricordo una cosa che mi raccontò lui, ma me l'ha raccontata anche un amico di Leo Longanesi. Io ho conosciuto Longanesi quando ero al tempo di Roma, allora veniva spesso a trovare Angiolillo, l'ho conosciuto, ma non ho avuto, devo dire, dimestichezza con lui ovviamente. E mi hanno detto che Longanesi gli disse una volta: tu sei bravo perché sai spiegare alla gente quel che tu non capisci. E era un'esagerazione, era una battuta di Longanesi, ma è la verità. Che cos'è il giornalismo? Gli americani dicono: bisogna farsi capire dal lattaio dell'Ohio, cioè dal cowboy, cioè essere. Il giornalismo di Montanelli scritto era giornalismo semplice, non usava paroloni, non usava molti aggettivi, andava alla sostanza delle cose, sapeva veramente raccontare le cose e affascinava la gente. Lui è stato un grande narratore, lui lo dice, lo racconta, l'ha raccontato spesso. Il suo primo libro, lui lo diceva così, intitolato Giorno di festa. Io l'ho letto perché c'è un libro edito da Rizzoli che è intitolato proprio Montanelli narratore, dove ci sono i suoi scritti. Più bello dei suoi libri è stato Qui non riposano, che fu pubblicato per primo in Svizzera, lo dico all'editore svizzero, quando sì, credo in tedesco addirittura, e poi in Italia lo pubblicò Tarantola, che non era un editore, era un venditore di libri, quelli che avevano le bancarelle a Milano, ed è un bellissimo libro che fruttò, portò a Montanelli molti guai, perché Montanelli non è stato mai amato, soprattutto dai colleghi e dal mondo della cosiddetta intelligenza. Lui era un uomo estremamente intelligente, estremamente colto, anche perché era colto, perché aveva studiato seriamente. Lui raccontava che questo lo doveva il padre era un preside, un professore di lettere, e gli aveva fatto prendere la maturità e poi la laurea a Firenze, aveva girato il mondo. Ma ci sono molte cose per raccontare di Montanelli, ma la cosa più bella di Montanelli è questa, che quando tu stavi con lui, lui ti proteggeva, non abbandonava gli amici, anche se non è che fosse buono, non è vero che fosse buono. Montanelli aveva anche delle uscite piuttosto dure, anche con gli amici, perché la sua lingua non la sapeva tenere a freno, però aveva il culto dell'amicizia. Se tu stavi con lui, lo avevi scelto, lui ti teneva e ti proteggeva e ti aiutava. Collegata a ciò che appena detto Giglio, il suo rifiuto di essere nominato cavaliere del lavoro, lui la attribuiva a Longanesi. Le onorificenze non basta reputarle, bisogna non meritarle. Sono qui, credo che se qualcuno vuole fare qualche domanda possiamo anche farla.
Devo ringraziare Attilio Fontana che è qui presente e che ci ha dato anche l'opportunità di vedere in opera questa, di usare questa bellissima sala, perché è stata restaurata magnificamente, quindi mi fa molto piacere anche questo. La useremo naturalmente, grazie. Benissimo. Se ci sono domande, Paolo, dimmi. Non so se avete colto in quello che ha detto Giglio Sterpa, quello che è proprio un vizio del giornalismo. Sterpa ha detto: era l'anno 1959, l'anno più bello, una da base. E poi è elencato una serie di sciagure, la fondamenta della rivoluzione, è ricordo. Ha ragione, vero, ma quello fu un anno importantissimo. Io avevo, non avevo 30 anni, facevo un giornale, che era un giornale importante allora, il Tempo arrivò col diario Ciara a 300.000 copie, allora, e allora non c'era giorno che non accadesse qualcosa di importante, e ci fu prima Crush, poi la Torre, il fondamento della Torre. Poi c'era Israele. Anche la, poi, la rielezione di Eisenhower, che nel 56 è stato rieletto. Ce n'era un'infinità. Per me, giornalista, se no uno fa un giornale tutti i giorni per raccontare che cosa? La vecchietta che è caduta, la rapina. Almeno dal mio punto di vista, quello è un giornalismo minore, che non mi piace. Bene, allora se ci sono domande, i nostri. Prego, voce bella spiegata. Abbiamo parlato dell'avvento del Corriere e del giornale, ma non è stato fatto accenno all'avventura altra di Montanelli, cioè quella della voce. Guarda, vorrei sentire due commenti da il come è nata la voce, come è finita. Sì, dopo. Io porto la mia impressione personale. Io ho seguito Montanelli e la voce, l'ho seguito per affetto, per amicizia personale, perché non credevo nella impresa della voce, però l'ho seguito perché mi pareva giusto seguirlo anche in questa avventura, in quel momento. Devo dire che mi accorsi presto che l'iniziativa era stata sbagliata, perché non c'era un'area di lettori alla quale la voce potesse rivolgersi, perché i vecchi lettori montanelliani, anche il giornalista più grande, e Montanelli è stato il più grande di tutti, ha un numero di lettori suoi personali relativamente limitato, qualche decina di migliaia, se va bene, e è già molto avere dei lettori personali, diciamo che sono decine di migliaia, e il resto non, di più di quello non si può avere. Montanelli aveva pensato, molto influenzato in questo dall'uomo che in quel momento era il suo vice, cioè Federico Orlando, che una volta il giornale rappresentava la destra del giornale, del giornale rappresentava la destra, ma che poi si era convertito a un grande antiberlusconismo, rappresentava la destra a tal punto che aveva fatto per esempio un'inchiesta, voglio dire, sui libri di testo adulterati o da infiltrazioni, chiamiamole, di sinistra. E un giorno il professore Battisti Garzoni di Genova, che aveva incontrato a un certo convegno, mi diceva che un articolo riguardante un suo libro, era un professore di Grecia, di greco classico, di filosofia greca classica, ma avrà scritto anche in questo manuale di filosofia qualche cretinata, come che, non so, Eraclito precedeva Lenin, non so, una roba di quel genere. Comunque mi diceva che un articolo di Orlando su di lui era intitolato Un terrorista in cattedra. Questo per dire quale fosse la posizione di Orlando. Dice Orlando, se era convertito. Bene, secondo me non c'era, perché se uno voleva quell'area di sinistra moderata, c'era già Repubblica. Allora era inutile, perché era fatta meglio sicuramente della voce.
Poi ci fu anche l'influenza di Corona, il padre del Corona fotografo, che era un grafico di grande talento, ma con una compiacenza per fotomontaggi, per tutto quello che era la negazione di Montanelli. Cioè Montanelli aveva voluto fare col giornale, rifare il Corriere tradizionale, in qualche modo. Questo qui invece voleva fare un giornale di rottura, anche graficamente, che era proprio il contrario di quello che aspettavano i lettori veri di Montanelli. Quindi quei lettori sono rimasti, anche quelli che gli erano rimasti affezionati, sono rimasti spaesatissimi. Questo si capì subito, perché dalla vendita dei primi giorni, per curiosità, centinaia di migliaia, si passò alle decine di migliaia rapidissimamente, a poche migliaia. Un giorno io, con grande lealtà di Montanelli, che mi ascoltò con estrema pazienza e amicizia, un giorno gli dissi: Indro, io in questo, nella voce non posso più rimanerci, perché ho capito che questo non è il mio giornale e che il pubblico che potrebbe leggere questo giornale non è il mio pubblico, e sono in una casa estranea. Lui mi disse: ti capisco, solo ritarda di qualche giorno. La voce era ancora viva, ritarda ancora qualche giorno l'andare via, se mi fai questo favore, perché aspetta ancora un po'. Infatti ritardai di qualche giorno, poi uscì dal giornale Franco Di Bella, che allora era una specie di patron del gruppo Monti, mi disse: Mario, se vuoi vieni al gruppo Monti come commentatore alle stesse condizioni della voce. E passai al gruppo Monti per qualche tempo prima che poi incontrassi Feltri, che mi disse di tornare al giornale. E io ne chiesi a Montanelli, e Montanelli mi disse: tornaci, mi fa piacere, mi sembrerà di essere un po' tornato anch'io. Quindi la voce fu, a mio avviso, un tentativo sbagliato. Non è vero che la voce sia stata uccisa da forze reazionarie mentre avrebbe potuto prosperare e continuare. No, non poteva prosperare e continuare, non c'era spazio per la voce. Dove andava? A chi si rivolgeva? Chi l'avrebbe dovuta comprare? L'Unità esiste già, la Repubblica esiste già. Dove, a chi si rivolgeva? Quindi era una iniziativa, purtroppo, destinata al fallimento. Io ho sempre capito assolutamente che Montanelli non abbia voluto rimanere al giornale con Berlusconi in politica, perché il suo ragionamento era perfetto. Cioè lui diceva: dal momento in cui tu sarai in politica, se io parlo bene di te sono un servo, se parlo male di te sono un ingrato. Questo ragionamento era perfetto, secondo me, e spiegava in maniera del tutto comprensibile la decisione di non rimanere. Invece, secondo me, è stata sbagliata la decisione di fare la voce. Sarebbe stato meglio, lo diciamo poi col senno di poi, retrospettivamente, è facile giudicare le cose a posteriori, sarebbe stato meglio che fosse tornato subito al Corriere, che così sarebbero state evitate molte situazioni dolorose che poi ci sono state. Grazie. Un aneddoto ilare su Montanelli, un altro invece aveva una risposta al dottor Cervi. A chi è rivolto? No, questo è un aneddoto ilare, non ha nessuna risposta. Il secondo invece era una risposta da dare, se mi dava lei oppure la dottoressa Abate. La prima è questa: Montanelli era un gaudente, quando era giovane frequentava moltissimo il varietà. Frequentava il varietà, gli spettacoli di varietà. Tanto è vero che negli anni 30 la grande compagnia di allora, che è la Nanda Primavera, aveva allestiva a Milano moltissimi spettacoli. Montanelli si è prestato anche a fare delle comparsate in questo spettacolo, vestito da boy, era un boy, figurava col cappello e cilindro tutto bianco. Ecco, volevo dire qualcosa di più di comparsa. No, ecco, sì, ma in quell'occasione, non è un caso, è interessante, in quell'occasione partecipava in questa compagnia anche un grande attore che è diventato poi, che era Alberto Sordi. Alberto Sordi, negli anni della rivista, la Nanda Primavera in quegli anni dominava il mercato, diciamo, dello spettacolo, che poi è diventato una delle maggiori attrici del periodo.
L'altra invece, prima di presentare l'altra, volevo dire una cosa al dottor Sterpa che non ha completato, e mi spiace che questa sede non si è parlato. Il piccolo contributo che Montanelli ha dato alla cinematografia da un lato e alla drammaturgia dall'altro. Il riferimento del dottor Sterpa si riferiva logicamente ai sogni muoiono all'alba. Quando nel 1960 viene presentato al Teatro Sant'Erasmo di Milano, oggi non c'è più, e faccio riferimento al Teatro Sant'Erasmo di Milano per un altro motivo. Era diretto allora da Manuel Rualdi, il vice direttore del Sant'Erasmo di Milano, guarda caso, era Renzo Ricci e un nostro concittadino Gianni Santuccio, che erano condirettori del teatro, tra l'altro poi per determinati motivi è cessato, eccetera. L'altra invece domanda è più impegnativa e più seria. Montanelli è stato arrestato. Lo sapete tutti, sarebbe stato stato San Vittore, e non so se la risposta può dare al dottor Cervi o alla dottoressa Patti, questo è stato arrestato. Ecco, io non ho capito bene una cosa, di quello che sono riuscito a simulare. Montanelli è stato arrestato perché ha scritto determinati articoli sul Duce, sui suoi amori impossibili. Ecco, però sembra che poi questi articoli non sono stati scritti da Montanelli, ma un'altra penna del giornalismo, che era Domenico Bartoli. Volevo sapere una risposta. No, se la dico poi, tra l'altro, guarda caso, ho scritto un libro con lui, collaborazione scenica, ha fatto Il generale della Rovere, che ha scritto in collaborazione con Montanelli. Ecco, volevo sapere questo, però. Ecco, non ho finito la domanda, però. Montanelli poi è stato liberato dalla prigione. Ecco, volevo sapere, è stato liberato dalla prigione. È stato liberato grazie all'intercettazione, all'aiuto del cardinale Schuster o del maresciallo Graziani? Questa è una domanda ancora. Volevo sapere di più. Sulla storia, il giornalista che scrisse questi articoli nel breve periodo di libertà tra il 25 luglio e l'8 settembre era Ugo Indrio, e l'equivoco è Indro Montanelli Ugo Indrio, ma non c'entra assolutamente niente. Non che ricorda la sera anche lui dopo, no? Sì. Tararico anche Tararico, tutti scrissero pezzi, ma non si, perché Montanelli fu condannato a morte per fucilazione, si condanna a morte per fucilazione uno che scrive gli amori. Questo per quanto riguarda la prima parte. Poi lei, la liberazione di Montanelli, fu fatto evadere. Lì chi si attivò di più all'inizio fu la mamma di Montanelli. No, c'è lei che incominciò a preparare una rete di conoscenze e ha preso pressione per liberare un testimone, un grande amico di Indro Montanelli, che era Gaetano a Feltra, raccontava questo davanti a Montanelli. Montanelli lo smentiva, che la madre, per incoraggiare, vendette tutti gli ori, tutti i gioielli che aveva per poter dare mance, per entrare. Quindi la madre fu la persona che incominciò, poi naturalmente il cardinale Schuster, e poi la posizione di Montanelli fu decisa a Berlino, non fu decisa a Milano. E lui poi riuscì ad evadere insieme ad altre tre persone. Dalla cella si poteva comunicare, perché fu reso più facile, perché pur essendo San Vittore sotto naturalmente il controllo dei tedeschi, il personale era italiano, e in cella c'era anche un giovane americano, si chiamava Mike Buongiorno, che era stato arrestato solo perché era americano, che faceva un po' il ragazzo tutto fare, Mike Buongiorno. E quindi i bigliettini uscivano, entravano, ecco perché poi fu. Poi un bel giorno, quattro persone, tra cui uno tre, furono fatte altre, in giro, infermeria, in genere, ripararono per due giorni a Milano, in una casa che divisi però con l'ospedale, da Morigi. E poi riuscirono a raggiungere la Svizzera. Allora tutti si domandano, e anche Montanelli si domandava cosa avesse facilitato l'ospite di Borgia, perché insomma bene o male Milano era sotto, diciamo, il pugno di ferro
dei tedeschi piuttosto incattiviti, visto. Montanelli questo non ha mai potuto rispondere, ma certo lui è convinto che da Berlino, da qualcuno, parliamo di Hitler, venne l'ordine di chiudere un occhio per Montanelli. Tant'è vero che a cose fatte, a Milano ci fu un convegno dove, ma anche su questo i nomi di Tiziana Batta e Samarini, dove venne anche l'allora capo, Tiziana Gisella, venne allora capo, diciamo, della polizia militare. Come? E mi ricordo che quando questo Sale disse, cioè anche Montanelli, lei lo sa che senza di me non sarebbe uscito da San Vittore. E io non rispondo, sì, lo so. Se si dice comunque fosse qualcosa di chiuso le ballerine. Ma attendiamoci, guardate che con questo non voglio dire che ci fosse complicità, che ci fosse complicità tra Montanelli e tedesco, per l'amor di Dio. Però Montanelli forse pensarono che non era proprio il caso di uccidere un uomo, un giornalista anche molto popolare, così, per niente, perché lui non è che fece mai dell'antifascismo militante, dell'antinazismo militante, tramava con la regina nel salotto lì, ma solamente l'idea era quella di fare restituire Vittorio Emanuele, cioè il punto era salvare la corona. Tutto ciò che fece Montanelli con Maria José e altri intimi di Maria José era cercare di salvare la corona. E l'unico modo pensava di salvare la corona di passarla subito a Umberto, ma Vittorio Emanuele disse: noi salvo, ci rinda una alla volta e quindi taglio la corona. No, volevo aggiungere una cosa che in realtà poi ha già detto Granzotto. Montanelli, anche nelle sue memorie, attribuisce la causa del suo arresto non tanto a questi articoli appunto di dubbia paternità che uscirono sugli amori di Mussolini, ma soprattutto proprio ai colloqui di tono antifascista che in qualche modo lui aveva con Maria José, quando Maria José era stata esiliata dal suocero a Milano proprio perché... al Palazzo Reale. Esatto. Proprio perché non avesse contatti a Roma con antifascisti. E questi colloqui erano in qualche modo non registrati, ma comunque c'era chi ne trascriveva il contenuto, e camerieri piuttosto che informatori, e era stato fatto un dossier di questi colloqui che poi finirono dopo l'8 settembre in mano a chi di dovere, e quindi Montanelli fu accusato di alto tradimento sulla base di questo dossier. Questo era quello per meno che lui raccontava. Grazie. Mario? Vorrei aggiungere solo un piccolo particolare su Montanelli Battutista, perché mi offre l'occasione per ricordare, già che ricordiamo Montanelli, anche un carissimo collega al quale lui voleva tanto bene, Egisto Corradi. Egisto Corradi faceva tutto a Parma, cioè aveva il barbiere di Parma, il cazzolaio di Parma, il sarto di Parma, il... qualsiasi cosa dovesse fare la faceva a Parma, che era la sua città. Era un uomo, Corradi, che se aveva un vestito nuovo e lo aveva portato 2 ore, sembrava che fosse che avesse dormito sotto i ponti, perché si riempiva le tasche immediatamente di fogli, di carte, eccetera, così era in questo disordinatissimo. Un giorno Corradi arriva con la faccia afflitta al giornale e io ero lì con Montanelli e lo guardiamo e Montanelli gli dice: ma...